Ben trovato popolo di YouTube, io sono Luca Cela Gabriele, aspettando mal di libri. Loro sono i ragazzi di Pub, girati, girati. Lui è Stefano, il cameraman che non vedrete mai. Non vedrete mai. Siamo qui, aspettando mal di libri, domani che è il 20, sabato 20 e poi anche domenica 21 ottobre, noi siamo al Pigneto per Mal di Libri, la prima manifestazione, la prima festa dedicata alla lucida follia di inventare, scrivere e leggere storie. Ma noi, appunto, in attesa dell'apertura ufficiale che sarà alle ore 12 a mezzogiorno da Necci con Cristian Raimo e con Luca Telese, andiamo in giro per la città alla ricerca di ossessioni letterarie. La prima ragazza che abbiamo trovato è lei. Ciao. Nome? Emily. Allora Emily, raccontami da cosa sei ossessionata. Intanto dimmi che sei una lettrice, ti prego. Sì, io sono una lettrice. Perfetto. Appassionata. Raccontami un'ossessione letteraria. Allora, credo che la mia prima ossessione letteraria l'abbia incontrata attorno alla prima liceo, quando ho letto Il maestro e Margherita di Bulgakov. Libro meraviglioso. E sono rimasta incantata dal personaggio di Ponzio Pilato. Personaggio magnifico, al punto che poi ho cominciato a cercarmi altri libri che trattassero di questo personaggio e ci ho dedicato la mia tesi di laurea. Addirittura? Sì, un personaggio stupendo perché è comunque una figura incastrata fra il suo ruolo di potere e comunque la relazione con la popolazione e Gesù. Perfetto, quindi comunque abbiamo visto che le ossessioni letterarie premiano.